Grazie. Io ho ringraziato e ringrazio qui il Presidente Napolitano per l'incarico che ha voluto conferirmi. Io svolgerò questo incarico con la massima determinazione e anche ricercando quella ponderazione, quell'equilibrio a cui il Presidente ha voluto fare riferimento. E cercherò di corrispondere a questo incarico nel solco delle parole che avete ascoltato dal Presidente Napolitano, e cioè l'avvio di una legislatura che abbia un governo in condizione di generare il cambiamento necessario, atteso dagli italiani, e un percorso di riforma che sia in grado di realizzare quel che non si è visto fin qui, e cioè aspetti rilevanti di riforma costituzionale e politico-elettorale. Ecco, dentro queste intenzioni, questo solco, io mi metterò al lavoro, certamente con un primo necessario riferimento alle forze parlamentari, che chiederò di incontrare, ma senza dimenticare anche un dialogo, un colloquio con i principali soggetti sociali. Comincerò da subito. Grazie a tutti. Grazie. Una. Senta, come rappresentante del Movimento 5 Stelle, al quale lei si è rivolto nelle scorse settimane, nel momento, ha detto oggi che qualora lei avesse un impegno concreto sul tema del finanziamento, sarebbe disposto a aprire un dialogo. Io mi rivolgo. Sì, ma rispondo. Io nell'incontrare le forze parlamentari, le forze politiche, cercherò di andarci con delle idee piuttosto chiare. Con poche parole, ma con delle intenzioni precise sui percorsi di riforma. Certamente i percorsi di riforma devono riguardare anche il sistema politico. Non c'è dubbio. E ci andrò però con delle mie idee, naturalmente. Con delle mie idee. Grazie. Grazie a tutti.